Siamo ormai, non dico ancora la conclusione, siamo contenti da parte dell'Associazione Gian Roberto Casaleggio di vedere come abbiamo insieme seguito questi lavori oggi. Adesso avremo gli ultimi speech e poi le due conclusioni, una sul futuro del bambino con Maria Rita Parsi, una sul futuro dell'uomo con Massimo Fini. Inviterei Paolo Ermani, che è assolutamente una scoperta. Facciamogli un bel applauso. Buonasera a tutti. Doveroso ringraziamento a Beppe Grillo e Davide Casaleggio che mi hanno invitato a questo importante incontro. Allora, inizio con una citazione di Gian Roberto Casaleggio. In futuro si svilupperà un modello collaborativo all'interno di piccole comunità autonome, tra loro collegate, un'alternativa alla concentrazione urbana, una riproduzione sociale nel cervello umano. Visto che questo sarà il futuro, l'energia non potrà che essere decentralizzata ed autoprodotta. I tre passi fondamentali. Primo, risparmio energetico. Secondo, uso razionale dell'energia. Terzo, uso delle energie rinnovabili. Che senso ha mettere dei pannelli fotovoltaici in una casa che spreca energia? Molto poco. Anche perché la prima energia rinnovabile è quella non sprecata. Com'è la situazione in Italia? In Italia il 60% delle abitazioni è stato costruito prima del 1970. Quello che è stato costruito dopo è stato costruito possibilmente peggio. Allora, considerando poi che ci sono milioni di scaldabagni elettrici, milioni di impianti di condizionamento, la riqualificazione energetica dell'Italia è qualcosa di vastissimo su cui intervenire. E questa riqualificazione energetica che si dovrebbe fare in Italia si ripagherebbe anche con risparmio energetico ottenuto. Noi come associazione Paea facciamo queste cose da molto tempo, prossimamente riqualificheremo in maniera energetica una casa proprio degli anni 60 in provincia di Varese con la supervisione dell'architetto Marta Carugati e faremo dei corsi di formazione perché li facciamo sempre quando facciamo questi interventi. Questo è il nostro giornale web, Il Cambiamento. Parliamo di cose che di solito i media non trattano. Tempo fa ho scritto questo articolo. L'investimento sicuro, il risparmio energetico, era il tempo in cui le banche, hanno il tempo, lo fanno continuamente, comunque, le banche promettevano investimenti sicuri, promettono sempre investimenti sicuri e poi vediamo che cosa significano gli investimenti sicuri. Un investimento sicuro è proprio questo, il risparmio energetico. Più sicuro di questo non c'è nient'altro. Tant'è che questo articolo se l'è letto qualcuno di una banca trentina e la stanno facendo esattamente quello che ho proposto in questo articolo. Qualche volta ci azzeccano. Quali sono i consumi di un'abitazione media in Italia? Siamo fra i 150 e i 250 kWh al metro quadrato all'anno. Ci sono case che consumano anche di più, che significa fra i 15 e i 25 metri cubi di gas metano equivalenti. Possiamo fare meglio? A voglia. Possiamo arrivare fino alle case passive che consumano solo 15 kWh al metro quadrato all'anno, che significano 1,5 metri cubi di gas metano equivalenti, cioè 10 o 15 volte meno dei normali consumi di un'abitazione italiana. Ma perché noi non facciamo queste cose allora? Perché consumare meno significa anche spendere meno, visto che si parla sempre che bisogna risparmiare, i soldi non ci sono mai, beh, qui c'è una miniera di soldi. Quanto spende una casa passiva per il riscaldamento? Una casa passiva di 100 metri quadrati spende all'anno, non al mese, all'anno, fra i 100 e i 200 euro di riscaldamento. Soluzioni concrete. Applicare, divulgare, informare. Facciamo una breve carrellata su alcuni protagonisti di questo modo di agire. Di agire, non di fare solo teoria. Centro per l'energia e l'ambiente in Germania, nato nel 1981. Questo centro è stato uno dei protagonisti della diffusione della bioedilizia, del contenimento energetico nelle abitazioni in tutta la Germania. Ristrutturata questa casa nel 1928, completamente ridotti i consumi del 70%, termici ed elettrici, ridotti i consumi dell'acqua potabile del 50%.
Nel 1992 questo centro costruisce la prima abitazione di grandi dimensioni per corsi e seminari interamente in bioedilizia a basso consumo energetico, la prima che è stata costruita in Germania di queste dimensioni. Basso consumo energetico significa la cosiddetta classe C. 2001 costruiscono sempre in questo centro, a Springe, vicino a Hannover, la prima abitazione, non è un'abitazione, è un centro di formazione con standard passivo, formazione per tecnici, installatori e persone che fanno corsi di formazione all'interno di questa abitazione. Non servono tutti questi pannelli solari per la casa passiva, semplicemente servono agli installatori per montare, smontare e fare i vari monitoraggi. Sistema di monitoraggio della tenuta all'aria dell'edificio. Uno dirà, ma che roba è? Fatto sta che questo sistema permette di capire effettivamente se la casa è una casa a basso consumo energetico e casa passiva e la sua relativa certificazione. Blauer Door si chiama. Con questo sistema il centro ha realizzato 6 milioni di monitoraggi nelle case della Germania e l'80% di questi 6 milioni di monitoraggi sono stati negli ultimi 10 anni. Hanno venduto migliaia comunque di questi esemplari in tutta Europa. Nelle vicinanze del centro c'è un paesino che è pieno di queste tecnologie, casa in legno, interamente in legno, con standard passivo, costruita con standard passivo, utilizzando energie rinnovabili. Casa in legno. Piano piano ci arrivano. Il legno è il miglior materiale contro i terremoti, resistenza ai terremoti. Lo diciamo da 25-30 anni. Piano piano ci arrivano pure loro. Ci si sta arrivando. Piano piano. Speriamo non troppo piano, così facciamo morire un po' meno persone, speriamo. Kreuzberg, quartiere di Hannover, costruito nel 2000. Case a basso consumo energetico, un quartiere, un intero quartiere, quindi non stiamo parlando solo della villetta, un intero quartiere. Case a basso consumo energetico, alimentata anche da fonti rinnovabili. Case passive, sempre in questo quartiere. E nel 2013, altro passo in avanti della città di Hannover. Costruiscono un quartiere interamente a zero emissioni, lo chiamano Zero Park. Ad Hannover costruiscono questo quartiere che è uno tra i più grandi a livello europeo per quello che riguarda le energie rinnovabili e il contenimento dell'energia. Perché hanno fatto queste cose? Uno dirà, ma saranno degli ambientalisti che hanno un sacco di soldi e non sanno come buttarli sui soldi? No, per due motivi. Uno, per tanti anni è stato vice sindaco e assessore all'ambiente e all'economia accorpato, cioè hanno accorpato l'ambiente all'economia, che di solito per noi l'ambiente è sempre un costo, no? L'ambiente è, no, non abbiamo soldi, no? Gli amministratori, no, non c'è mai soldi. Quelli hanno fatto girare le rotelline e hanno capito che l'ambiente e l'economia si sposano perfettamente. E questo vice sindaco e assessore all'ambiente e all'economia accorpato, che ha portato avanti molte di queste iniziative, guarda caso è uno dei fondatori del centro che vedevamo prima. Lo hanno fatto perché sono solo ambientalisti e quindi hanno soldi da buttare? No. Per ogni euro che hanno investito in queste tecnologie, la provincia di Hannover ne ha guadagnati 13. Gliene sono ritornati 13. 1 a 13. Fatemi un po' i conti. Formazione. Sempre ad Hannover, Werkstattschule. Una scuola di formazione che insegna alle persone, ai giovani, anche a come risparmiare energia all'interno delle abitazioni, degli edifici, eccetera. Fanno monitoraggi ovunque. Hanno fatto monitoraggi a decine e decine di edifici pubblici nella provincia di Hannover. Che fanno? Loro insegnano agli utenti come risparmiare energia. Non è che intervengono sull'involucro. Vanno dagli impiegati, dagli studenti, dai bidelli, dai professori, da tutti quelli che usufruiscono delle strutture e gli spiegano come risparmiare energia elettrica, termica e risparmiare acqua. Ovviamente gli sprechi sono così grandi che questo lavoro si ripaga da sé. Gli sprechi sono grandi in Germania dove sono tedeschi, figuriamoci da noi. Quindi immaginate in Italia tutti gli edifici pubblici che ci sono, comuni eccetera, dove gli sprechi sono proprio una cosa terribile, intervenire in questo modo. I vantaggi sono duplici. Uno, insegna alle persone come risparmiare energia e quindi ci risparmiano soldi
e si ripagano l'intervento. Due, queste persone che usufruiscono di questi interventi e di questo insegnamento, chiamiamolo così, quando vanno a casa loro, secondo voi che fanno? Fanno la stessa cosa, anche a casa loro, quindi hai un duplice guadagno. Friburgo, andiamo un po' a sud, quartiere Vauban, quartiere di case a basso consumo energetico, case passive e case Energia Plus, che producono più di quello che gli serve. E hanno puntato moltissimo sulla mobilità. Mobilità pubblica e biciclette, priorità. Le macchine hanno fatto di tutto per non farcele, diciamo, per non favorirle, diciamo così. Risultato, metà delle famiglie non ha la macchina semplicemente perché non gli serve. E considerato che la macchina è uno dei costi più alti che hanno le famiglie, è un bel guadagno. Perché non gli serve proprio, non c'è bisogno. Sistemi di risparmio energetico, quindi case a basso consumo, fotovoltaico, solare termico, sistemi di microcogenerazione, sistemi di recupero dell'acqua piovana in questo quartiere. E poi l'industria, perché tu dici, la domanda è sì, vabbè, ma le energie rinnovabili mica possono far andare in industria. E come no? Eccola. Solvis, Braunschweig, tra Hannover e Berlino, una fabbrica interamente alimentata da fonti rinnovabili, si chiama Zero Emissioni, la più grande fabbrica europea a zero emissioni. Perché ci sono riusciti? Perché hanno fatto i passi che vedevamo all'inizio. Eccellente isolamento termico. Questa fabbrica consuma l'80% in meno rispetto a una fabbrica tradizionale. L'80% in meno. È chiaro che se consumi così poco ti puoi permettere di alimentare il tutto con delle energie rinnovabili. Questa fabbrica è così interessante che noi abbiamo pure tradotto un libro sulla fabbrica stessa, che è appunto la più grande in Europa, ha vinto un sacco di premi come tecnologia. Andiamo vicino alla Volkswagen, qui siamo non lontanissimo da Wolfsburg, da delle persone che fanno delle cose un po' diverse dalla Volkswagen. Qui siamo in un altro posto, siamo a Siebenlinden, dove si sperimentano dei materiali un po' particolari. Costruiscono queste abitazioni, tutte a basso consumo energetico, e ce n'è anche una molto grande a standard passivo, con terra cruda, balle di paglia, legno. Questa che vedete qui è l'abitazione più grande che è stata costruita nei primi anni del 2000 in Europa in terra cruda, 500 metri quadrati, 20 persone che ci abitano in questa casa e ci abitano tuttora, non è crollata, funzionano perfettamente. Altro esempio, questa casa è stata costruita sempre con materiali rinnovabili, quindi balle di paglia, terra cruda, legno, e in più hanno utilizzato molti materiali di scarto dell'edilizia. Ed è costata la bellezza di 8.000 euro di materiali. 8.000 euro di materiali. Quando si parla non ci sono i soldi, costruire 8.000 euro di materiali. Hanno prodotto 2 sacchi di immondizia nella costruzione di questa casa. Sempre in Germania, al confine con la Danimarca, altro centro per energie rinnovabili che coniuga le tecnologie alternative del sud del mondo con quelle del nord del mondo. Si chiama Artefact, vicino a Flensburg, e interessante perché è stato uno dei primi a realizzare una mostra interattiva sulle energie rinnovabili. Spostiamoci in Olanda. In Olanda sperimentano le cosiddette navi terrestri. Che cosa sono le navi terrestri? Sono delle case particolari che sfruttano il famoso solare passivo, cioè la forza del sole con delle grandi vetrate a sud, per alimentare le abitazioni e sfruttando dei materiali come anche qui balle di paglia, legno, terra cruda, fibra di canapa e per contenimento nelle pareti a nord hanno messo dei pneumatici riempiti di terra che poi vengono tutti intonacati, quindi recuperano anche del materiale che sennò andrebbe in discarica. Questi sono sempre gli esempi di questo centro, si chiama Ardeus, non lontano da Deventer. Centro per le tecnologie alternative, Galles. Nato nel 1975, un futuro particolare, 1975, è quella che io chiamo la Disneyland delle energie rinnovabili, ce l'avete tutte, vi danno addirittura un telefonino quando entrate, così andate a vedere tutti i posti, è una cosa incredibile, microidroelettrico, microeolico, fotovoltaico, solare, ce li avete tutti, in questa Disneyland ci sono scuole, bambini, ha vinto premi anche come migliore attrazione turistica. E
Qui vediamo una delle degli interventi che sono stati fatti, addirittura hanno fatto una funicolare ad acqua, un'alimentata esclusivamente ad acqua. Questo centro nel 1992 aveva raggiunto 1 milione di visitatori. Ora, tutti questi posti che vi ho fatto vedere, io ho fatto corsi di formazione, ci ho lavorato, in alcuni ho visitato, ho portato gruppi di italiani. Questo posto qui, tutte le volte che sono stato, pioveva sempre. Credo che piova 360 giorni all'anno e gli unici 5 giorni che non piove hanno fatto queste foto. Allora, perché dico questo? Ma voi immaginate posti del genere in Italia? Con il clima che abbiamo? Questi hanno fatto 1 milione di visitatori. Il Galles è carino, ma insomma non è paragonabile ai posti meravigliosi che abbiamo noi, giusto? Allora immaginate questo tipo di interventi in Italia, altro che Mirabilandia e Gardaland, ma stiamo scherzando? Bezette, quartiere di Londra, anche qui uso delle energie rinnovabili, basso consumo energetico, utilizzo di microcogenerazione, recupero dell'acqua piovana, quindi anche nel quartiere vicino Londra è possibile fare questo tipo di interventi. Danimarca. La Danimarca, per chi conosce queste tematiche, si sa che è uno dei paesi più forti, che ha sviluppato maggiormente l'industria eolica. Questo è uno dei centri maggiormente responsabili di tutto ciò, in maniera positiva. In questo centro fanno ricerca e sviluppo dell'energia eolica e sono in una regione che è alimentata completamente da fonti rinnovabili. Il centro è autonomo dal punto di vista energetico, lo è anche il centro per le tecnologie alternative che vedevamo prima in Galles, e qui si vedono alcuni sistemi di energia eolica nel loro parco eolico dimostrativo. L'Italia. Ai 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 ai. In Italia non è stato fatto praticamente nulla. Una persona ci ha pensato. Un imprenditore, si è sentito parlare di imprenditoria, eccetera. Un imprenditore che invece di produrre quelle che io chiamo cinafrusaglie, cose inutili, dannose, ha pensato bene, faceva tutt'altro lavoro, di fare un centro del genere. Ha studiato un po' quelli che sono stati fatti in Europa e l'ha fatto in Italia. L'ha fatto senza avere aiuti da nessuno, dallo Stato, nessuno. Ha fatto i soldi suoi, assieme a due altri suoi soci, Maurizio Ferrario e la moglie Chiara, hanno realizzato questo centro, che non ha niente a che invidiare ai centri che ci sono sulle regioni, hanno fatto con le forze loro. È in Umbria, vicino ad Amelia, in provincia di Terni, e partendo da questa situazione che vedete qui, di rudere, hanno realizzato questo centro. È anche un eco hotel, quindi una struttura molto grande. Quanto consuma questa struttura molto grande? 6 kW elettrici di assorbimento totale, 15 kW, 6 kW elettrici sono praticamente quello che consuma un po' più di un appartamento in una città qualsiasi. Ed è una struttura, come dicevo, molto grande. 15 kW termici. È autosufficiente dal punto di vista delle energie rinnovabili, sia elettrico che termico. È alimentato completamente da acqua piovana. Andiamo verso la desertificazione, ma perché non si obbliga a usare l'acqua piovana? Completamente ad acqua piovana, tra l'altro per le lavatrici, per le lavastoviglie è meglio, non c'è calcare. Sperimentazione e sviluppo di collettori solari ad aria calda, non ad acqua calda. Fanno un sacco di ricerca e applicazioni di compostaggio termico ad acqua ed aria, sviluppo di sistemi di risparmio energetico, riqualificano energeticamente l'automobile, non solo la casa, anche l'automobile. Tecnici per aumentare l'efficienza degli elettrodomestici in commercio, anche quelli che noi pensiamo che sono molto efficienti, si può aumentare ancora di più l'efficienza. Sviluppo di sistemi costruttivi ed energetici sostenibili, prefabbricati, smontabili e modificabili nel tempo, i cosiddetti zaini energetici. Ci abbiamo. Allora, verso la conclusione, per la gioia del mio del coppio del grado. Vari di questi centri sono stati realizzati da persone motivate, senza ausilio di contributi pubblici, eccetera. Figuriamoci cosa succederebbe se questi centri fossero supportati da una politica illuminata. Che cosa si potrebbe fare? Allora, la costruzione del futuro energetico, dal mio punto di vista, può essere
stilata in questo modo: realizzare almeno il minimo sindacale, signori, proprio il minimo sindacale nel Paese del Sole, almeno 20 centri per tecnologie alternative ed energie rinnovabili nei prossimi 5 anni, ci diamo un po' di tempo. Quali vantaggi avremmo? Aumento dell'occupazione, riduzione dell'inquinamento, riduzione dei costi per la collettività, formazione utile e qualificata, sviluppo della ricerca, innovazione e creatività, recupero capacità manuali e incubatori per le imprese. Allarghiamo un po' più l'orizzonte, e vediamo che un futuro basato su tutela e ripristino ambientale, risparmio ed efficienza energetica, energie rinnovabili, risparmio idrico, agricoltura biologica, ecoturismo, recupero, riuso, riparazione, riciclo materiali, non solo riassorbiamo tutta la disoccupazione, ma facciamo anche cambiare lavoro a chi fa attualmente un lavoro che non gli piace, è inutile e è dannoso. Una polemicuccia, piccola piccola, concedetemela. 30 anni fa chi parlava di queste cose era considerato un pazzo o un povero illuso. Gli esperti dicevano che in Italia le energie rinnovabili, il sole, non c'è, poca roba, proprio marginale. Non abbiamo abbastanza vento e sole, gli esperti dicevano. La bioedilizia era tecnicamente improponibile. Il biologico costava troppo e non rendeva, gli esperti. Chiudo dicendo che forse non ce ne rendiamo tanto conto, ma noi siamo in un paese che ha potenzialità e ricchezze immense. Quando ci dicono che noi siamo sfigati, ma stiamo scherzando. Ma i paesi del Nord Europa, loro sì che non sono ricchi, noi abbiamo la ricchezza reale. La ricchezza reale che è data dal sole, dalla terra e dall'acqua, che sono la ricchezza della vita. Questa è la nostra ricchezza e noi ne siamo strapieni, oltre ad avere un paese meraviglioso che stiamo in tutti i modi devastando. Ecco, facciamo in modo di fare qualcos'altro, perché possiamo farlo diventare davvero un faro per un cambiamento epocale anche a livello mondiale. Se vogliamo, ce la possiamo fare. Grazie.